senza poi cronica, senza che la gente si spaventi e tipo pensi che potrebbe essere contagiati a loro volta, potrebbe essere contagiato il cane, il bambino. Giornata tipo di un volontario. Allora noi veniamo tutte le mattine, praticamente portiamo il mangiare e poi puliamo i box, mettiamo l'acqua pulita, i croccantini e poi puliamo anche tutte le lettiere e puliamo anche tutti gli spazi dall'erba, cioè tagliamo l'erba, puliamo i rami, che se ci sono rami per terra, eccetera. E curiamo anche i gatti che sono praticamente, che hanno dei problemi, come Pilù, che purtroppo è stata investita e ha bisogno di essere curata, quindi li curiamo. Poi abbiamo un altro gatto che ha la FIV, che comunque è adottabile perché la FIV non si prende, si trasmette tra gatto e gatto, ma non si trasmette tra gatto e uomo praticamente. Ecco, più o meno 2-3 ore al giorno lo impieghiamo e facciamo questo lavoro, insomma. Quanti volontari siete in tutto? Siamo 5 più o meno, quando è disponibile anche, sì, 5 persone, ecco, che fanno volontariato. Ci vorrebbe molta più gente, che ci vorrebbe anche molta più, avremmo bisogno di altre 3 persone che ci dessero il cambio, anche perché poi ci sono, quando si va in ferie, praticamente diciamo, tra virgolette, si va via, abbiamo il problema che ecco, c'è la sostituzione e bisogna che ci diamo il cambio, insomma, ecco, in questo senso dobbiamo essere presenti sempre, tutti i giorni, noi e non li abbandoniamo mai, perché devono essere sempre, diciamo, sempre essere presenti. Sono sempre accuditi tutti i giorni. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Quando è nata l'associazione? Nel 1995 è nata come delegazione dell'associazione Una Nazionale, si chiamava Movimento Una della Verità. Nel 1998 siamo diventati autonomi, ovvero abbiamo acquisito l'autonomia della gestione del nome. Una sta per uomo, natura, animali e il nostro slogan è sempre stato l'uomo, la natura, gli animali o si salvano o si perdono insieme. Però diciamo che nel territorio di Rovigo ci siamo concentrate soprattutto sui gatti, c'era un problema di randagismo felino incontrollato, la legge ancora non veniva applicata, insomma erano i primi anni e quindi abbiamo iniziato con il controllo, il censimento, il controllo e la sterilizzazione delle colonie feline che avviene tutt'oggi da parte delle ASL, settore veterinario dell'ASL. Il nostro contributo qual è? È della catturarli per riuscire poi a portarli ai veterinari per l'intervento chirurgico, gestire anche la convalescenza e poi nella routine, nella vita di tutti i giorni, noi e tanti altri volontari, anche di altre associazioni, ci occupiamo dell'alimentazione di queste colonie feline. La prospettiva per questi gatti è che poi possano venire adottati di nuovo o sono randagi e quindi sono in qualche modo destinati a restare nell'oasi felina? Allora, gli ospiti temporanei che abbiamo avuto anche l'estate scorsa sono stati tutti adottati, sia le mamme dei cuccioli che i cuccioli, quindi dove c'è un gatto sano che cresce interagendo bene con le persone, quindi un gatto che riesce ad abituarsi al contatto con gli umani, quindi poi ha la possibilità anche di stare in una casa, cerchiamo sempre adozione. Come si fa a diventare volontari? E basta contattare le volontarie che sono qui ogni mattina, dalle 9 alle 11 vengono a dare il cibo e a fare le pulizie, oppure contattare le volontarie che fanno i banchetti sabato per raccogliere il cibo, per proporre le adozioni e chiedere un po' in base all'attività per quale ci si sente più preparati, chiedere eventualmente di fare un piccolo periodo di rodaggio, di routine per poi riuscire a diventare volontari indipendenti. Grazie mille. Prego.